Un inizio 2020 da dimenticare, un vantaggio sulle inseguitrici ridotto all'osso, o meglio, al punto, che adesso divide Prosesto e Legnano, al Breda, di Sesto San Giovanni, scontro al vertice tra le regine della classe, in uno dei match più importanti della stagione. Biancazzurri reduci dalla sanguinosa sconfitta di Castellanza per gli ospiti, vittoria di carattere e misura sul Sondrio con il gol del capocannoniere Riccardo Cocuzza. Gli ingredienti per lo spettacolo ci sono tutti e al triplice fischio il raggruppamento B di Serie D avrà un nuovo scossone. Noi non potevamo proprio mancare. Bentrovati dunque amici appassionati, questa è Prosesto Legnano, big match della 27esima giornata del raggruppamento B di Serie D. A dirigere l'incontro il signor Giorgio Vergaro della sezione di Bari, coadiuvato da Zezza di Ostialito e Starnini di Viterbo in bianco azzurro. La Pro invece il lilla, la formazione del Legnano. Possiamo dunque passare a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Gianluca Pichierri. Pronti e via sono i legnanesi a passare in vantaggio all'ottavo di gioco con la punizione di Ricozzi, che trova un impreparato Pisoni. Passa così in vantaggio la formazione ospite, cala il silenzio al Breda di Sesto San Giovanni. Eccezione fatta per lo spicchio dedicato ai tifosi del Lilla. Scorriamo fino al minuto 19, azione insistita di Capelli che serve Gualdi, tira Gualdi, ma una mano di Ciappellano ferma la conclusione del numero 8, lamentava un calcio di rigore la formazione di mister Parravicini. Minuto 26, tentativo mancino da posizione siderale di Carnevale, ma la palla sorvola alla trasversale. Scorriamo fino al 34esimo, cross dalla sinistra, incertezza di Miguri. Ne approfitta Gualdi che batte l'estremo difensore Ragone, ristabilita la parità del punteggio al Breda. Ha segnato ancora Luciano Gualdi, ottava marcatura stagionale per il numero 8 di mister Parravicini, che così ha riequilibrato il risultato che di lì a poco verrà ribaltato. Infatti strappo dalla sinistra di Scapuzzi che mette dentro, ma il braccio di Della Nave ferma la corsa della sfera per il direttore gara e rigore. Dagli 11 metri ci va lo stesso Scapuzzi che si presenta a tu per tu con Ragone. Momento catartico al Breda di Sesto San Giovanni, intuisce solamente Ragone e Scapuzzi porta in vantaggio la Pro, la ribaltata. I se stessi mettono la freccia e di lì a poco dilagheranno anche con imprendibile Scapuzzi, stavolta a sinistra, crossa di nuovo in piena area dove trova Luciano Gualdi che sale in cielo, una torsione complicatissima che Ragone può solo guardare insaccarsi in fondo alla rete. Prosesto esagerata e 3-1 ora il parziale. Il Breda è una bolgia con una reazione veemente quanto incisiva. La Prosesto ha completamente capovolto il risultato della partita in meno di 8 minuti. Con l'adrenalina ancora nel corpo, le due squadre rientrano in campo. A 3 minuti dal fischio il direttore di gara Gasparri si libera elegantemente di Carullo, ma trova la buona chiusura da parte di Bosco. 2 minuti più tardi la conclusione di Ricozzi centrale, il suo tiro diventa un assist per Gasparri che si gira in un fazzoletto ma conclude largo alla sinistra di Pisoni. Scorriamo fino al minuto 81, traiettoria insidiosa di Alvitrez. Bettoni alza in corner, lo stesso Alvitrez farsi notare di lì a poco. Il suo tentativo viene però smanacciato dal numero 1 della Pro, dal corner che ne consegue. Le emozioni non sono finite al minuto 89, il suo ennesimo tiro dalla bandierina e Gasparri a trovare la deviazione vincente che porta il punteggio sul 3-2. Nulla di scontato quest'oggi al Breda, hanno ancora energie in corpo in Lilla per provare ad agguantarla nel finale. Succederà di tutto. Secondo minuto di recupero in una mischia in area, Bosco la tocca di mano ma per il direttore di gara non c'è nulla. Chiama invece c'è l'intervento di Plumbai, piuttosto evidente il braccio largo del numero 19, ma da rivedere il tocco in area del numero 5 biancazzurro. Pro che prova allora a mantenere la sfera il più lontano possibile dalla porta di Pisoni. L'ultimo strappo e Di Monni segue solo il triplice fischio del direttore di gara. La Prosesto si impone su Legnano per 3-2, aumentando il distacco dagli avversari odierni a 4 lunghezze. Apre Simone Ricozzi nel primo tempo, poi Gualdi, Scapuzzi e ancora Gualdi la ribaltano. Chiude solo per i tabellini Marco Gasparri al minuto 89. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.